Amici, vi ricordate la vecchia serie Skyblock? Quella che avevamo messo la copertina del Creeper che ce l'aveva rovinata? Era piaciuta anche molto. Bei tempi quella della vecchia serie Skyblock. Beh, dimenticatevela, poiché per un bug o per un altro non mi faceva più andare avanti. Quindi, dato che la Skyblock vi piace molto, ho deciso di acquistare un'altra mappa e giocarci, si spera. In caso vi piacesse questa serie, fidatevi che vi piacerà. Lasciate un bel commentino per dirmi come migliorarla o cosa fare. Un bel mi piace e condividere a tutti il video. Ah, e tra l'altro guardate il link in descrizione perché ho messo Instagram, non ve lo dico mai, non lo uso più di tanto, però può sempre tornare utile. Ma adesso, signori, iniziamo. Alright, alright, alright. Signori, siamo spawnati di notte, e ok, però voi starete dicendo: cosa sto guardando? E io vi potrei dire: sì, avete ragione, cosa stiamo guardando? Stiamo guardando delle bottiglie fluttuanti. Ed è questo, o meglio, su questo, che verterà la nostra serie. Il nostro obiettivo sarà quello di esplorarle tutte e sperare di trovarci qualcosa. Non so come funziona in realtà, non so come l'hanno gestita i creatori, però diciamo che il nostro obiettivo è quello di scoprire tutto quello che c'è nelle bottiglie. Ora, siamo spawnati di notte, quindi non mi garba molto come idea, però ce la facciamo andare bene. Sopra ho visto della roba, ma credo sia il tappo. Ora fatemi dare una controllatina da in alto. Sì, esatto, il tappo è fatto di... aiutatemi. Di legno. Ok, può essere un'ottima scelta. Non credo ci sia qualcosa all'interno, però la mia curiosità è oltre ogni limite. Mi prendo tutto il legno possibile. Spero che cadano degli alberelli. Uno mi sembra che sia anche già caduto. Dovrei aver piazzato. Già mi sono dimenticato. Perfetto, proprio memoria. Un bijou. E esploriamo quest'isola. Bella quella, no, guarda che bella. Devastante, ci sono un botto di biomi. E lì c'è del grano e voglio andare subito a prenderlo. Quindi la nostra prima isola sarà quella. Dicevo, voglio esplorare un'isola di media. No, beh, non una, dai, facciamo due, tre isole a video. Così ce la caviamo alla veloce. Perché sono, ho letto, 20 isole normali, 20 bottiglie, isole, le chiameremo isole, 20 isole normali e poi altre 10 mi sembra nel Nether, perché come avrete già visto c'è il Nether. Ma incominciamo. Allora, il legno ne abbiamo più di quanto ci serva. No, non è vero, in realtà no, non è mai abbastanza. E allora io direi di farci da subito qualche asse, qualche crafting table, e per qualche intendo solo una. Ci facciamo questo e la pala. Non ho mai fatto la pala come primo oggetto, ma credo che oggi sia arrivato il momento. La mucca la dobbiamo tenere in vita a tutti i costi. Qua ci piantiamo pure l'alberello e vorrei scavare un po' sotto di me per vedere cosa c'è. Ok, c'è della cobblestone. C'è della cobblestone. Ah, tra l'altro, ragazzi, ora non so quando farò uscire questo video. Magari credo già domani, da quando lo registro. Comunque, stavo pensando di iniziare una serie su Final Fantasy. Non so se qualcuno di voi lo conosce. In caso non lo conosca, vi invito ad andare a vedere che tipo di gioco è. Fatemi sapere se vi può interessare. Nel frattempo che voi ci pensate e me lo scrivete nei commenti, io mi prendo della pietra. Ora, all'inizio sarà un po' lento. Inizio ovviamente lento. Però... ok, già vedo del ferro. Ottimo il ferro, ottimo. Oh, che bello. Un pipistrellino, signor pipistrellino, se ne vada. A me proprio i pipistrelli che si attaccano i capelli. Poi io ci tengo i miei capelli, che già ho paura di perderli. Vabbè, cose mie, signori, non fatemi ci pensare. Oddio. Mi servirebbe... c'è pure della lava. Ah, ok, ecco, perfetto. Dicevo, mi servirebbe del carbone perché vorrei fare anche delle torce, così ci vedo meglio io, ci vedete meglio voi. Siamo tutti contenti, siamo tutti felici. Che oddio, in realtà, volendo, potrei già farmi gli utensili, o utensili, che dir si voglia, in ferro. E mi sa proprio che farò così. Quindi mi prendo questa cobblestone, che vabbè, cioè, mi serve momentaneamente per fare il piccone. E poi ci andiamo a prendere quel ferro lì in bella vista, perché ce l'hanno proprio buttato lì in bella vista. E ci facciamo il piccone almeno in ferro. Quindi ci facciamo un po' di stick, non troppi, ma non troppo pochi in realtà. Così abbiamo un bel piccone, ma soprattutto le torce. Ok, perfetto, ho usato pure tutto il carbone. Quindi col nostro nuovo mega piccone super iper extra ci andiamo a prendere questo bel ferro. Dovrei anche sistemarmi l'inventario, perché averlo così sistemato male mi dà un fastidio. Ma un fastidio che non avete idea, non ne avete proprio idea. Ok, ora l'unica è non sbagliare qui e riuscire a prendere questo. Ti prego. Bene, iniziamo proprio alla grande. Oddio, ma qua si cade.
No, no, io c'ho paura. Oh. Ed esplorare bene perché si trova le cose. Ora il nostro obiettivo è andare avanti e trovare il possibile in ogni isola. Fatemi sapere se vi può interessare questa mappa. A me piace, quindi in caso ve la posso, cioè ve la porto tranquillamente sul canale. Però a più di voi interessa e a più sono contento. Ah, ma c'è una. No, mucca! No, non facciamo cazzate, mucca. Oh, stai lì buona. Ti vedevo bella sgargiulla che volevi buttarti nella lava. Ho capito che poi il manzo è buono, però fino a una certa. No, no, no. Vuole suicidarsi, signore. Abbiamo trovato la mucca suicida. La mucca pazza. Credo che, vabbè, gli obiettivi mi sa che non ce li è andati. Però va bene, non dovrebbe essere un problema. Cioè, in realtà mi lascia un po' con l'amaro in bocca che non ci abbiano dato obiettivi, però non fa niente. Ma va bene così, ce lo facciamo andare bene. Ci costruiamo una fornaci. Una fornaci, fornaci, Versace, fornaci. Potrei farmi anche una cesta? Dovrei farmi anche una cesta. Quindi cacciamo il legno e ci facciamo la nostra cestolina. Perfetto. Il ferro è stato ferrato e il piccone è stato picconato. Perfetto. Tra l'altro, stavo pensando che qua c'è dell'acqua e potrebbe essere utile per molti motivi. Motivo numero uno, per una farm, che è tipo la base. Motivo numero due, basta, no, solo per la farm in realtà, perché c'era anche della lava e stavo pensando di farmi un bucket, un secchiello e prendere la lava e metterla qui dentro, non lo so. Guarda lì l'isola delle pecore. Per fare il letto mi serviva anche il cobweb, però. Ok, stavano già facendo una finaccia. Ok, Master, ok. Facciamo finta che non sia successo niente. Tutto bene, tutto tranquillo. Cosa avete visto? Non è successo niente. Cosa? Perché state facendo quella faccia come per dire, ti sei salvato per un pelo. C'è un creeper insieme a dei lama, insieme a degli scheletri. E dai, diciamo che ce ne andiamo sulle isole un po' più tranquille. Allora, quindi questa sarà la nostra via d'uscita. E dato che non voglio morirci, il piccone, il ferro e il legno non ce li portiamo. Le torce sì. Ah, facciamo i slab. Oh, ecco cosa ho imparato dalla serie principale di Minecraft. Che è più utile fare gli slab così sia per il risparmio sia per una questione di mob. E intanto il sole sta sorgendo. Parte la costruzione verso l'isola delle mucche. Ho una paura fottuta di cadere. Se dovessi cadere mi metterei a piangere e farei una brutta figura. E ci siamo, bitches. Ah, però se esco le mucche, devo fare un cancellino. E lo mettiamo tipo qua. Ok, ora dovete riprodurvi. Allora, intanto prendo tutto questo grano, che è fondamentale. Magari per ora facciamo delle isole più tranquille. Nella prossima esploriamo quella. Intanto volevo andare sia qua che in quella delle pecore. Ci potrebbe stare come idea? Sì, massa, ci potrebbe stare. Ah, ok, perfetto, grazie. Devo far riprodurre le mucche. Ora torno, mi faccio i panini e poi ritorno e mi faccio le mucchine. In senso buono, che frase ambigua. Allora, un po' a te, un po' a te, un po' a te e un po' a te. Divertitevi, io non vi guardo, così potete fare le vostre cose. Però sono stupido, perché sapete come trovare altro grano, così. Cioè, perché non ci ho pensato prima? Ah, Master, a volte ti stupisci da solo per quanti errori banali fai. E sto pure cercando di tenere i fiori, non voglio distruggerli. Abbiamo già quattro cosi, perfetto. Arerei, che parola strana, arare. Arare. Sapete che se provate a continuare a dire una parola, dopo un po' vi perde di significato, proprio è statisticamente provato. Le mucche fanno mu, ma una fa mu mu. Budino al latte con le macchie. Ve la ricordate sta pubblicità quant'era bella? Sì, volendo potrei già sterminare qualche mucchina. Sì, esattamente voi, sto parlando proprio di voi. Però per ora le lascio in vita. Perché voglio andare dalle pecore a prendere tutto quello che hanno. Quindi stavo cadendo, quindi stavo ricadendo. Mio Dio, ma stiamo scherziamo? Massa, stiamo scherziamo? Non vedo l'ora di finire tutte le 20 isole, così almeno avrò un mega collegamento tra tutte e mi sento soddisfatto. Perché io quando guardavo le skyblock su YouTube da vari YouTubers, mi piaceva proprio quando completavano tutte le varie isole. Quando completavano tutte le isole, cioè proprio avevo questo senso di ah, oh, bello, le ha completate tutte. Sono proprio soddisfatto. Questo senso di completezza e questo senso di devo girare a destra. Ma detto ciò, tra una risata e una parlata, siamo arrivati dalle nostre pecore. Bonjour, bitches! Aspettate, prima di uscire.
Vado a prendere la recinziona e recinzionisco tutto. Bene, 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 bene. Bene, 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 bene. Bene, 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 bene. Sto impazzendo. Signorina Pecora, cosa mi guarda con quella faccia un po' da tonta? Dai, si levi, per piacere. Allora, scherzi a parte, anche se in realtà non stavo scherzando, Pecorella, ti tengo d'occhio. Possiamo ritenerci soddisfatti? Decisamente. Bene, si è fatta notte e si è fatta una certa, come direbbero. Nessuno in realtà, lo direi io. Ma vabbè. Allora facciamo così, mi faccio le shears che si chiamano cesoie in italiano. Andiamo a cesoiare le pecore e poi concludiamo l'episodio. Non voglio pensarci a quanto sono stupido con le cobweb. Con la ragnatela si fa la lana, non il letto. Quindi direi che dopo questa dormita, quante mucche si sono riprodotte, bravissime, riproducetevi nella notte. Quindi signori, mi tolgo le cuffie come alla fine di ogni video. E direi che per questo episodio possa essere tutto. Allora, mi do una sistemata perché non ho idea di come sono i miei capelli, ma me li sistemo e dovrei anche farmi la barba, vabbè, ma non mi interessa. Spero che questo episodio, questo inizio di Skyblock vi sia piaciuto. Fatemelo sapere in caso nei commenti. Aspetto i vostri commenti, poi ne registro subito un altro perché mi sta divertendo e non poco. Quindi, spero che il video vi sia piaciuto. In caso fosse così, lasciate un bel mi piace, condividete il video e noi ci vediamo domani alla solita ora con un nuovo video. Ciao!